Citius, Altius, Fortius. Più veloce atleticamente, più alto spiritualmente, più forte intellettualmente. Motto olimpico. Edway, the podcast. Qui si parla di educazione. Con Andrea D'Asti e Stefano Lepre. Le vite dei personaggi che vi abbiamo raccontato sinora, attraverso questo podcast, sono state scandite da alcune parole guida. Tanti sono i termini che possono essere accostati al protagonista di oggi. Educatore, pedagogista, atleta, politico, innovatore, storico, dirigente sportivo. Ma in questo groviglio di lemmi, uno spicca su tutti gli altri. Olimpiadi. Ebbene sì, perché se la memoria del barone de Coubertin rimarrà scolpita nelle menti dei posteri, lo si deve proprio all'eredità immortale che egli stesso ci ha lasciato. E così, ogni volta che un Teodoforo attinge al fuoco sacro di Olimpia, iniziando il suo peregrinare per il mondo, il barone osserva compiaciuto, con l'occhio di chi ha saputo dare forma ad un sogno. L'alba del 1863 vede iniziare anche la vita di Pierre de Frédy, barone di Coubertin, nato il 1 gennaio di quello stesso anno. Il padre, Charles Louis de Frédy, pittore, uomo riservato e ordinato. La madre, Agathe Marie Marcel Gigot de Quesnoy, musicista, colta ed elegante, lignaggio italiano, appassionata filantropa e fervida cattolica. Il bello, l'applicazione e la libertà sono gli ideali che il piccolo barone respira nei suoi primi anni di vita, allevato culturalmente parlando a caviale e champagne tra musica, lettura, disegno, studio e sport. Un ottimo tiratore di scherma, abile fantino, qualche colpo da boxista, chilometri macinati in acqua come canottiere. Un ottimo atleta, diremmo. Ottimo anche dietro i banchi, soprattutto sotto la guida di padre Caron, prima delle due figure che lasciarono un segno indelebile nella sua esistenza. Caron, appunto, un padre gesuita del collegio di Saint-Ignace, che incendiò letteralmente il cuore del nostro giovane protagonista, con i racconti della Grecia antica, cuore che ancora oggi metaforicamente batte sotto i resti di Olimpia, separato come fu dal suo corpo, seppellito invece a Losanna, sede del Cio. Niente nella storia dell'antichità mi aveva fatto sognare più di Olimpia. Olimpia, appunto, là dove tutto ebbe inizio, quasi 2800 anni or sono, quando Coroibos, un cuoco spartano, iscrisse per sempre il suo nome nella memoria collettiva, vincendo la prima e unica gara dei giochi di Olimpia, lo Stadion, una corsa veloce su sabbia lunga circa 192 metri. Un programma spartano, si direbbe, quello della prima Olimpiade. Sì, ma il senso di quell'evento era tutt'altro che banale. I Teodofori correvano per tutto il Peloponneso una volta ogni 4 anni e la torcia olimpica, come goccia che spegne il fuoco, ricordava a tutti i popoli che ogni conflitto bellico doveva cessare, almeno temporaneamente, per lasciare il posto allo scontro epico dei nuovi eroi, gli atleti. E così dal 776 avanti Cristo al 369 dopo Cristo, per ben 17 secoli, i giochi di Olimpia scandivano il passare del tempo, fino a quando l'imperatore romano Teodosio, sotto pressione di Ambrogio, vescovo di Milano, proibì la manifestazione perché considerata culto troppo pagano. Da allora furono diversi i tentativi di riportarla alla luce lo spettacolo olimpico. Ma si sa, essere visionari a volte non basta, se non si è in grado di scaricare a terra le proprie idee. Ma a volte neanche questo basta. Ci vuole un incontro, una scintilla, un Virgilio che ti accompagna e, standoti accanto, ti prepara a sbocciare. Chi è stato Thomas Arnold? Un semplice pastore dall'animo ardente. Arnold era sinceramente un genio dell'educazione. Il suo sguardo penetrante arrivava al fondo dell'anima, intuiva i pensieri. Non si poteva nascondere niente a lui. Così, allo stesso modo, egli riusciva a guidare nei migliori dei modi i suoi fanciulli, a formarli, a farne degli uomini. Così de Coubertin stesso descrive Sir Thomas Arnold, rettore del college di Rugby. Sì,
il luogo dove nacque l'omonimo sport. Il barone vola oltre Manica alla scoperta del sistema educativo anglosassone e ne rimane folgorato. Apprezza soprattutto l'organizzazione e la visione del college di cui Arnold fu rettore dal 1828. Autoregolazione, autocontrollo, interiorizzazione della regola, organizzazione della vita formativa delegata agli studenti stessi. E poi lo sport. Privilegiati erano gli sport di squadra, volti alla conquista della disciplina morale. Ma praticata era anche la lotta individuale, regolata chiaramente civilmente e orientata allo scopo di superarsi sempre. E così l'attività motoria era sinonimo di sacrificio, coraggio e consapevolezza mentale. Lo sport, dunque, come strumento di educazione per formare persone con corpi sani e morale integra. La penna del barone, tornato in Francia, si fa tagliente. Sotto l'attacco è il sistema formativo francese. Gli studenti studiano troppo e la mole di lavoro è troppo ampia. Una scuola troppo preoccupata della formazione della mente, dimenticando il corpo. Un'altra stoccata viene riservata ai maestri. Nullo o arido il rapporto interpersonale tra educandi ed educatori. Accuse forti, sì, sul banco degli imputati un sistema formativo ed educativo incapace però di educare. Parole senza tempo che, lo diciamo con un filo di delusione e la tristezza nel cuore, ci offrono una fedele istantanea della scuola italiana al giorno d'oggi. 6 anni è la durata della spedizione condotta dall'archeologo teutonico Ernest Curtis, che nel 1881 riporta alla luce le rovine della città di Olimpia. Il giovane barone, amante della Grecia classica, appassionato di sport, studioso di pedagogia e sociologia, si trova ad apprendere dalla carta stampata di quella mirabile scoperta. Tutto è pronto. Siamo a Parigi nel 1862. Pierre-Henri de Coubertin annuncia, tra l'entusiasmo della platea, l'intenzione di organizzare dei giochi olimpici. È il 23 giugno 1893, nell'aula magna della Sorbona di Parigi, l'idea viene consacrata. Il CIO viene fondato e stabilita la data della prima manifestazione. Nella primavera del 1896 ad Atene va in scena la prima Olimpiade dell'era moderna. Caro Andrea, concedimi di salutarti e salutare i nostri ascoltatori, dato che ciao era da Stefano. Un paio di settimane che non ci facevamo sentire e non abbiamo lasciato spazio ai convenevoli in apertura di puntata, poiché siamo partiti forte, o meglio ripartiti forte, con un volo pindarico attraverso la biografia e le gesta eroiche di De Coubertin. E per sintetizzare il suo pensiero ho scelto una frase tra tutte le altre. L'importante nella vita non è solo vincere, ma aver dato il massimo. Vincere senza combattere non è vincere. Sì, mi pare che questa frase che hai scelto, Stefano, racchiuda molto bene il pensiero pedagogico dell'autore di oggi. Ci tengo a sottolineare tre aspetti della pedagogia di De Coubertin. Lui pensava che lo sport era un fattore di crescita personale. In secondo luogo, egli riteneva che fosse uno strumento educativo per approcciarsi alla vita adulta, quindi per formare delle persone poi per vivere nel mondo di tutti i giorni. E come terzo punto, che è poi quello che ha fatto nascere le Olimpiadi, egli riteneva che lo sport fosse un mezzo di formazione per essere cittadini nel mondo. E le Olimpiadi, da questo punto di vista, per De Coubertin non sono altro che lo scontro di atleti provenienti da culture diverse e da mondi diversi, ma che diventa anzitutto un incontro tra diversità. Quindi, per concludere, potremmo dire che le Olimpiadi, nella visione del barone, dovevano essere e sono un luogo di incontro dove attraverso lo sport si possa educare a rispettare e a condividere e apprezzare le differenze dettate dalle culture e dalle appartenenze etniche. Ecco, in chiusura lasciami aggiungere, esimio collega, da prima un doveroso ringraziamento per il focus odierno, nel quale ti ho
o meglio, ti abbiamo ritrovato puntuale nei contenuti da proporre e, come dire, rinvigorito nello spirito e nel tono con cui ce li hai proposti. Oltre a ciò, domani si celebrerà la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, che cade appunto il 6 aprile di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'inaugurazione dei già citati primi giochi olimpici dell'era moderna, tenutosi ad Atene nel 1896, appunto per volere di Coubertin. Ed ecco quindi svelato anche il motivo per cui l'approfondimento odierno casca particolarmente a fagiolo. In precedenza ho detto tutto è pronto, ora lo ribadisco, tutto è pronto per congedarci da questa puntata, salutare i nostri ascoltatori, rimandare al nostro sito web, ai nostri canali social e darci appuntamento a mercoledì. Ciao Stefano, buona giornata a tutti.